Il governo è già al lavoro, si chiama piano anti-rincari. Già a luglio dall'esecutivo avevano investito 1,2 miliardi di euro per arginare l'incremento del prezzo dell'elettricità nei prossimi mesi. In compenso, la cifra potrebbe non bastare e potrebbe servire una quota ancora più considerevole se si conta che dal ministero diretto da Cingolani hanno stimato al 40% circa la maggiorazione prevista tra le leve da utilizzare, gli oneri di sistema in maniera strutturale o meno, e poi la leva fiscale con un intervento diretto sull'IVA, ma al momento si tratta di ipotesi. La voce trasporto energia. Io devo pagare il trasporto energia, poi c'è una voce, spese varie, che è una somma consistente, si aggira sui 35 euro. Ma che cos'è questa voce spese varie? Non la siete aumentando, che tutti i risultati sono, tu c'è più un diritto per destinare. Tutto aumenta, li ti rida, te la faccio a picchiare. Dobbiamo stare ancora con la calza più stretta, dobbiamo cercare di fare più economia per non avere le bollette salate. Ma se c'è rincaro, noi che c'entriamo? Dobbiamo pagare perché della luce abbiamo bisogno, no? Un furto realizzato, ma lo Stato ha i soldi da qualche parte, bisogna che li trovi. Adesso ci paghiamo gli interventi sul Covid, ce li paghiamo qua corrente, benzina e compagnia. È una cosa sconsiderata e dovrebbero quantomeno togliere gli oneri di sistema che sono, come dire, un aggravio ulteriore che non ci dovrebbero essere. Il governo si deve rimboccare le maniche e deve battere i pugni come fece Khrushchev. Come fece, prendete sempre quando le cose non ci vanno, oppure qua fra poco vedremo una sommossa di tutto il popolo italiano.